Eccoci allo stand di Macro Edizioni con Cristina Garavaglia. Ciao. Che presenta a Angel, anche gli angeli si innamorano. Questo è un libro che tu hai scritto in comunicazione con una parte più ampia di te. Sì, esatto. Il libro è un po' una metafora che parla di comunicazione tra i mondi dell'anima e il mondo proprio quello della razionalità, della realtà quotidiana. Ed è un libro che è nato in un momento molto particolare, in un momento proprio di espansione, di carica vitale verso la vita e verso anche tutta la parte invisibile della vita. Mi ricordo di quel periodo che giravo con un taccuino, scrivevo in treno e io stessa mi stupivo delle parole che uscivano. Quindi questa metafora di comunicazione tra la parte dell'anima e la parte razionale, la parte del logos, si manifestava proprio concretamente anche durante la scrittura. Mi trovavo a sorridere, dicevo, ma questa come mi è venuta, questa immagine, questa metafora, questa descrizione di un qualcosa. È stato un momento molto, molto particolare e proprio di contatto con una parte invisibile che poi abbiamo tutti. Potrei parlare del cuore, era come se il mio cuore mi parlasse e lo potessi ascoltare, ma non era solo il mio cuore, era il cuore di tutti, era il cuore della vita che in quel momento mi raccontava una storia, una favola, ed era una storia d'amore. E difatti si intitola anche Gli angeli si innamorano, perché era proprio una coccola questa favola che arrivava. E che cosa succede quando gli angeli si innamorano? Qual è il rapporto con gli incarnati, diciamo così? Quando gli angeli si innamorano non ci sono più barriere, quindi l'incarnato diventa angelo e la persona si vede, si scopre in una maniera diversa, e l'angelo diventa terreno. E queste due parti, che poi possono essere il corpo e la mente, si uniscono, e in quel momento, nel momento presente, nell'ora, nell'adesso, tutto è possibile, qualsiasi cosa. Anche scoprire che quello che cercavamo insoddisfatti ce l'avevamo già in tasca. E questo è quello che succede quando gli angeli si innamorano. Quindi sono anche degli aspetti di noi che si innamorano e si ritrovano ad essere uniti. Grazie, esatto, Cristina. Sì, grazie a voi. Marta Palitto, prime 10 pagine per il Salone del Libro.